E bentornati cari lettori, come state? Tutto bene? Spero di sì. Io sono Rogue DJ, questa è Storia dell'altra vita e qui parliamo di fumetti e di cose nerd. E questa sera, per solito appuntamento con il fumetto Sam Stern di Bugs Comics, questa volta il numero 13 ragazzi, vi presento due persone d'eccezione, perché non parleremo né con il disegnatore e né con lo sceneggiatore, e non c'è neanche Gianmarco stasera, tranquilli, state tranquilli, non c'è Gianmarco, ma abbiamo con noi Valerio e Emiliano, che sono due dei tre copertinisti di Samuel Stern. Finalmente scopriamo il mondo delle copertine, grazie mille di aver accettato l'invito. Ciao, grazie a te. Buonasera, salve. Allora, sono due, ci sarebbe anche Maurizio, ma è assente giustificato, quindi va bene così, ci sarà tempo sicuramente per sentire anche lui, magari anche dal vivo prossimamente, perché no? Ragazzi, allora, a voi è stato dato il durissimo compito di convincere il lettore a comprare l'albo. Si sa, la copertina serve soprattutto a quello, ad attirare la curiosità delle persone. E quindi io mi chiedo, avendo anche letto il primo magazine, il numero zero di Samuel Stern, quindi come nasce una copertina, come nascono le copertine di Samuel Stern? Come avete iniziato? Come è nata la prima, per esempio? Che effettivamente, secondo me, è la più bella. Fino ad adesso è quella che esprime maggior significato. Non lo so, comincio Emiliano, comincio io. Vai tu, Valerio, vai tu. Allora, guarda, in particolare la prima copertina è stata un parto particolarmente difficile. Prima di arrivare a questa copertina, che ormai è abbastanza nota così, e avevamo cominciato a studiarne un'altra, che poi si è anche vista così. Però non ci convinceva più di tanto, non riscuoteva insomma la piena convinzione da parte di tutti quanti, quindi abbiamo deciso di buttare il lavoro fino allora fatto. Ci siamo riuniti a casa del grafico Paolo Altibrandi, con il dottor Tanzillo, con il dottor Fumasoli e anche Maurizio. E è venuta fuori questa idea di questa posa, un'idea tra l'altro che nacque a Maurizio e Emiliano toccò da modello, insomma, spinse con le mani su una vetrata di una gelateria, scattai una foto, insomma, e nacque questa idea. Una gelateria, lì a Roma? A Roma, fu bagnata questa nuova idea, fu inaugurata con un ottimo gelato. Beh, la dovete dire quale gelateria è, perché sarà sicuramente meta di pellegrinaggio, devi fare un sì, sarà, oddio, no, il nome non me lo ricordo, so che è vicino a casa di Paolo Altibrandi, purtroppo abbiate pazienza, la mia memoria è quello che è. Potrebbe essere una della romana, non potrei sbagliare, la mia memoria è particolarmente labile. Vabbè, finirà nel mito questa cosa. Sì, assolutamente. Lasciamola così, anche l'aspetto riguardo al mio apporto da modello, cioè, giustamente collegata all'aspetto del gelato, questo per farti capire quanto potevo reggere fisicamente, diciamo, questo ruolo. Scusami, Valerio. No, assolutamente. Comunque, insomma, nacque questa idea di della posa e di fare una doppia copertina, che poi Emiliano ha integrato, ha messo, diciamo, in trasparenza, una con la presenza di Samuel, l'altra con tutti questi mostri che si vedono riflessi su questo ipotetico vetro che è la copertina. E poi, insomma, per il resto, insomma, Emiliano ha fatto un lavoro spettacolare, è gran parte del meglio, senza nulla togliere alla bravura mia e di Maurizio, così, però gran parte dell'attenzione è proprio dovuto al lavoro di Emiliano, che fa dei colori, secondo me, spettacolari, che risaltano dall'edicola. A questo punto io girerei la parola all'esimio dottore Emiliano per Emiliano, con il colore
con il colore ci sa fare, in edicola anche adesso con il Dylan Dog Color Fest, una delle storie che veramente ho preferito di più negli ultimi tempi di Dylan Dog, quindi complimenti anche per questo lavoro. Ma tornando alla copertina del numero 1, è veramente cioè l'effetto del vetro si vede, è tangibile. Come sì, fa? Là l'escamotage è stato l'uso della pioggia, il fatto di usare, diciamo, le gocce d'acqua che scorrono lungo il vetro ci ha permesso in qualche modo di agevolare il discorso che era suggerito solo con la trasparenza del vetro. Poi Valerio è troppo buono, nel senso che lui ha fatto passare come una cosa, ad esempio, cioè, liscia, il fatto che abbiamo scartato una serie di idee, ma in realtà, cioè, lui parla al plurale, ma molto del lavoro, cioè la totalità anzi del lavoro a monte è sua. Quindi adesso mi tocca, mi messo nella posizione di però è vero, cioè, nel senso che a livello di composizione, cioè l'impostazione della prima copertina, ma delle altre, insomma, è merito e colpa di Valerio, insomma, in gran parte. Quindi come nasce una copertina di Samuel Stern? Come vi dividete il lavoro, Emiliano? Qui diciamo i ruoli sono abbastanza delineati, cioè nel senso che a livello di composizione cioè il primo step è quello di Valerio, fa le bozze, ne discutiamo insieme e spesso c'è un confronto a 360 gradi tra noi tre copertinisti, ma anche con Gianmarco, che conosci bene, e Paolo, che è il grafico, e siamo tutte teste malpensanti, quindi c'è una chat comune che di cui non possiamo dire neanche il nome per farti capire qual è il tenore, diciamo, diciamo tutto censurabile, in cui c'è nel clima goliardico poi si arriva comunque a stabilire qual è l'idea vincente delle varie proposte che fa Valerio. Da lì interviene Maurizio, che poi Maurizio, diciamo, per me ha avuto un ruolo importante, nel senso che senza nulla togliere a tutti gli altri attori, diciamo, in corso nella lavorazione di Samuel, diciamo, è partita da lui, mi ha coinvolto in realtà principalmente in questa avventura, e diciamo avevamo sempre pensato da tempo in memoria di fare qualcosa insieme, e questa è stata l'occasione di poterla sfruttare, questa possibilità. Appunto Maurizio fa il passaggio dell'inchiostrazione e da lì poi la palla passa a me e niente, rovino tutto il colore alla fine. Questo adesso, a proposito, cioè, ho avuto la copertina nuova adesso, era una consegna pessima, perché il passaggio finale poi dopo c'ha tutte queste fortune, insomma. Copertina nuova, qua, di che numero parli, scusa? Io mi perdo, che numero stiamo? È il 15 in questo caso. Ah, state facendo il 15 adesso? Sì. Quindi state con 2 mesi di anticipo, tiratissimi proprio. Sì. Beh, molto tirati effettivamente. Considera che diciamo andrà sul retro, insomma, della copertina prossima. Quindi sì, esatto. Adesso. Esatto, sì, quella di gennaio. No, in questo caso è colpa mia che ho ritardato un pochino, però andiamo a blocchi di, diciamo, di 3 copertine, e alle volte siamo in anticipo, questa volta purtroppo, anzi, l'ho consegnato all'ultimo momento, il povero Tanzillo lo farò correre, mi piacerà con calma come ci vediamo. Insomma. Valerio, ma allora queste idee delle copertine ve le danno le storie, cioè voi la leggete la storia prima di fare la copertina, oppure avete un altro tipo di... Allora, diciamo che l'input viene dal fumasoli, che ci dà innanzitutto, cioè almeno a me dà la sinossi e alcuni passaggi importanti della storia. E mi propone, insomma, questi passaggi e qualche idea, dice, vedi se potrebbe funzionare come copertina. Quindi su questa base io preparo qualche bozzetto da discutere insieme nella chat dal nome impronunciabile di cui faceva menzione poc'anzi Emiliano. E diciamo, quando si arriva a una decisione, poi io faccio la matita finita e la passo a Maurizio, che effettivamente messa così sembra soltanto
un inchiostratore, però è una delle parti delle menti fondanti, insomma, del suo contributo, sia come idea sia dal punto di vista della correzione delle mie matite, è importante. E devo dire che come ha tirato dentro il progetto Emiliano, mi ci ha tirato a me, perché qui speriamo gli altarini, aveva chiesto, Gianmarco aveva chiesto a Maurizio di fare le copertine, e Maurizio vigliaccamente chiamò sia me. Ha diviso il lavoro, Emiliano, così. Ve l'ha subappaltato. Sì, sì. Ma no, ma anche perché legalmente. Era oberato di lavoro, e quindi per avere un team creativo esteso, insomma. Per cui fatto, diciamo che l'input parte comunque sicuramente dalla storia, da quello che Gianmarco ritiene importante a livello della storia che potrebbe andare in copertina. E quindi poi un'elaborazione tramite i miei bozzetti e una consultazione, un lavoro molto molto democratico da questo punto di vista, insomma, una specie di brainstorm. Com'è cambiato il lavoro, Emiliano, causa anche Covid che c'è stato, il fatto che non vi potete vedere fisicamente, non potete fisicamente fare brainstorming come la prima di copertina, come vi siete adattati a questa nuova realtà? Diciamo, mangiamo meno gelati sicuramente insieme. No, al di là di quello, diciamo, era periodica il nostro rivederci fisicamente, però per fare punti sulle situazioni, sulle grossi temi, insomma, a livello longitudinale. Poi la nostra frequentazione e confronto invece rimane cioè, quotidiano quasi, nel senso che quello che diceva Valerio parlando di democrazia, cioè, ha tutti i pro e i contro, diciamo, della situazione, nel senso che a lui comporta una serie di sbattimenti sulle varie versioni che deve fare, e per ognuno di noi diciamo, è uno stimolo sicuramente, perché è proprio uno dei lati pure divertenti di questa strana diciamo meccanica che abbiamo ricreato in tre a sei mani, insomma. Sì. E più anche le teste di Gianmarco e di Paolo, che comunque danno sempre il contributo, e poi anche però frutto, diciamo, cioè comporta anche una serie di confronti, quindi diciamo pure io spesso ho proposto più versioni di colori, una copertina subito, diciamo, per dare più alternative, e da lì si è scatenata una specie di toto copertine. Andiamo veramente ai voti a volte, perché c'è molta soggettività, soprattutto il voto è segreto per alzata di mano, nel senso, tu lo sai chi ti ha votato contro, oppure si creano un sacco di rancori e cose quindi, stanno delle cose irrisolte che poi chiaramente quando vi vedrete di nuovo si risolveranno. Sì, in gelateria, ovviamente, questo. Sì, perché va a finire tutto in gelato. Ovvio, le copertine di un fumetto horror in gelateria si discutono. È il contesto migliore, certo. Ineccepibile. Valerio, ma secondo te qual è il filo conduttore di queste copertine? Una volta ho intervistato appunto Gianmarco e lui mi ha detto: guarda, se tu ti accorgi c'è piano piano un allontanamento appunto del primo piano di primo piano, fra virgolette, Samuel, del volto di Samuel, e un ampliarsi dell'inquadratura. È veramente così? È veramente... Allora, questo è stato, diciamo, un'idea quantomeno per l'inizio delle prime copertine, una specie di zoom all'indietro, così. Ora si sta facendo una transizione, almeno questa era l'idea per la prima stagione, come si usa dire adesso, insomma, per i primi 12 numeri. Ora avremmo dovuto incontrarci prima per fare quel punto della situazione sulla seconda stagione, però qualcosa già si è intravisto, già dalla fine della prima stagione, all'inizio di quest'altra, qualche elemento nuovo si sta mettendo sulle copertine. E poi una volta risolto, diciamo, a causa del Covid, dovevamo riunirci per programmare questo nuovo corso della seconda stagione, nei prossimi giorni, a prestissimo, insomma, risolveremo la questione e daremo una nuova direzione alle copertine.
non stravolgendo nulla, insomma, viene niente di... Ma sì, diciamo, l'obiettivo, scusami, ma l'obiettivo dovrebbe essere al contempo dare continuità a ciò che chiaramente pensiamo abbia funzionato, però creando comunque una, un percorso. Quindi non voglio diciamo esplicitare qual è una delle idee, cioè quali sono le idee che stanno uscendo fuori. Una in particolare secondo me potrebbe essere una chiave, perché spero si veda, venga percepita dai lettori direttamente, spero, senza, come dire, citofonarla. Certo. Però insomma stiamo cercando di trovare appunto una chiave che abbia questo equilibrio duplice, insomma. Ma riusciremo a vedere qualche spalla di Samuel in copertina, Duncan, Penny? Possiamo dirlo? Ma io penso di sì, a questo punto sì, siamo. Già qualche elemento si vedrà, insomma, dal 14, no? Sì, proprio quella che sta colorando adesso. Esatto, sì, dal 14 già si vedrà qualche nuovo elemento, e quindi vediamo di proseguire su questa strada, insomma. Ora spero che Gianmarco non si arrabbi e non ci punisca per questo spazio. Guardate, oggi, questa mattina ho intervistato i due curatori della nuova testata di Bugs Comics, il progetto Fantasy, che erano molto più a disagio di voi a fare l'intervista senza Gianmarco che li controllasse, quindi... Ma sai, Gianmarco chi sta peggio? È cattivissimo. Hanno rifiutato, quindi... Cioè. Comunque io oggi gliel'ho chiesto, gli ho detto, ma stasera con Valerio e Emiliano sto tranquillo, c'ho luce verde? Sì, non ti preoccupare, vai tranquillo. Ok, andiamo. Perfetto. Poi chiedeteglielo, ma vi confermerà, o forse no, non lo so. Allora, invece di queste prime 13 ormai, perché io ho ricevuto il file dell'ultimo numero, ma domani sarà in edicola, penso, l'ultimo numero, Tra due mondi, il numero 13, qual è quella che preferite? Prima Valerio e poi Emiliano. Allora, quella che a me piace in particolar modo, anche per come l'ha resa col colore Emiliano, è la copertina del numero 4, penso. Mi sa che stiamo per dire la stessa, perché io sto cercando che numero è. Isola dei Perduti? Sì. Isola dei Perduti, esattamente. Esatto. Che penso che ha fatto un effetto di colore meraviglioso. Poi è riuscito a mettere il contrasto tra questo, diciamo, letto di cadaveri, con Samuel in posizione quasi da crocifisso, è riuscito col colore a far risaltare il personaggio. Poi ce ne stanno delle altre molto 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 carine, insomma, molto ad esempio un'altra è quella con all'interno della chiesa. Io purtroppo per i nomi sono guarda, uguale. il mistico, esatto, il mistico pure con è un'altra delle mie copertine preferite, insomma. Per te Emiliano? Io mi devo accodare sulla prima, nel senso che quella lì sarebbe interessante vedere quanto Valerio sta mentendo sul fatto dell'apporto dei colori, nel senso che sarebbe bello proprio vedere le varie fasi, nel senso che funzionava tantissimo sempre, cioè era proprio efficace secondo me in tutte le varie fasi, insomma. Magari potrebbe essere interessante una volta pubblicare appunto un dietro le quinte, che chissà. Quella però... sul numero 1 nello speciale è stata molto interessante. C'erano quattro righe, però è stato bello vedere come avete discusso appunto dell'inquadratura. Questa qui secondo me è quella che tuttora mi soddisfa di più, insomma, a livello di resa. È quella che, diciamo, si inserisce sicuramente in un cliché, diciamo, di una serie di immagini, però riesce secondo me a dire la sua. Un'altra che a me piace molto, oltre a quelle che diceva Valerio, è quella lì che cita Rockwell, proprio perché invece è atipica come copertina, cioè poteva rischiare di non ne ricordo né il numero né il titolo, numero 7, l'agenzia, l'agenzia,
Diciamo, questa è stata un osare che da parte nostra come proposta, perché che è stato ben accolto da quello che so dai lettori. Sono stato contentissimo perché, diciamo, come copertina è atipica, nel senso che rispetto ad esempio a quell'altra, che pure qui non Sì. ricordo che numero è, con Samuel molto d'impatto, demoniaco, con la mano in avanti, lui immerso, esatto, rispetto a questa che è più Abisso. enfatica, no? Vedi che è più buca, più, diciamo, la quarta parete, Samuel, questa copertina qui. Quell'altra ha un approccio molto più sobrio, sottotono, così è stato un bel rischio. Sono contento invece che sia stata apprezzata. Quello mi ha fatto molto piacere, insomma, dai lettori sia stata apprezzata, perché era proprio in controtendenza con il classico approccio alle copertine, Anche insomma. perché ve l'hanno Vedi, messa in Valerio. competizione con questa e Sì, queste vincono sempre. purtroppo Il Lestis ha vinto la Lestis White. Moore si dice. Là è stato l'apice, penso, della nostra carriera, forse direi. Beh, sì, Perché voglio dire, anche perché immaginare poi una cosa del genere. devo dire Però dentro ve che l'hanno quando assegnata, i dentro c'è scritto primi copertina di. copertà Non ce l'hanno è la più pagata. grande soddisfazione, No, insomma. veramente. Però la potete rivendicare, hanno dato i credits, quindi. Dovremmo. Assolutamente. Io, tra l'altro, avevo anche bandito scusa la pronuncia terribile in inglese, tipo Draw This in Your Style, c'è un hashtag su Instagram, su quella copertina, sulla white cover. Non è stata raccolta da tante persone, però alcuni si sono cimentati, alcuni disegnatori, tipo Mirko Milone, ad esempio, che ha fatto una sua Ma io bellissima ne ho versione. viste proprio tantissime, decisamente belle, ma fatte dagli stessi disegnatori. E difatti adesso vi introduco una domanda, perché ho detto che vi avrei intervistato, mi hanno, diciamo, subissato di domande da farvi, ne ho scelta qualcuna, altrimenti stiamo qua fino a domani. E Fabio vi chiede proprio questo, vi chiede, ma in futuro avremo, l'opportunità di vedervi all'opera come disegnatori? Proprio di un numero di Samuel. Allora, io rispondo al volo perché già io e Maurizio già ci siamo prodotti per una storia breve, chiaramente nello speciale di Samuel, ma già abbiamo dato il nostro contributo. Manca il contributo di Emiliano, che oltre ad essere un ottimo colorista è un ottimo disegnatore, quindi non so, quello dovrebbe dirlo lui, insomma, non so Io per come questo rimasto. fa parte di quelle poche domande in cui forse Gianmarco dovrebbe. La rigiriamo a Gianmarco quando sarà, perché per ora, insomma, non è nell'aria, insomma, questo lo posso dire, però chissà, in futuro vedremo, insomma. Allora, Alexandros chiede una cosa simile a quella che vi ho chiesto io prima, però da un punto di vista più personale, nel senso, qual è la copertina che avete realizzato per Samuel che invece vi sta più a cuore? Non quella che giudicate più bella tecnicamente, ma quella casomai che ha al suo interno anche un episodio, un qualcosa che ve la fa ricordare con tenerezza. Io qui mi accodo ad Emiliano, effettivamente forse la numero 7, perché è stato, diciamo, nell'ambito delle copertine fino allora prodotte, è stato un cambio di prospettiva abbastanza forte, cioè citare Rockwell con The Promise. Com'era? Bright Promise, non mi ricordo, però che è tratto da un'immagine di Rockwell di una ragazza che trovava il vestito da sposa di fronte allo specchio. Ora chiaramente ha poca attinenza poi in realtà con quello che c'è dentro, con la storia vera e propria dell'agenzia, però era carino. L'idea di questo demone che provava come un vestito, diciamo, le spoglie di Samuel. Per cui è stata una cosa particolare che sì, devo dare ragione a Emiliano, è quella a cui ripenso con più piacere, insomma, come esito finale. Insomma. Sì, ci Emiliano? tengo a dire che l'idea credo sia stata proprio di Valerio, se non sbaglio, di questo parallelo Sì, con Rockwell. però è stata accettata, insomma, Sì, subito no, con infatti, diciamo, cioè, pure lì è stata coraggiosa. La Bugs, nella sua follia di buttarsi in questo progetto in edicola, continua a dimostrarsi,
costantemente vuole anche provare le varie idee bislack che gli portiamo. Però sì, ti posso dire, cioè, per non ripeterci, forse può essere interessante quella che, su cui io personalmente almeno ho sofferto di più, e per accontentarci tutti, diciamo, è stata frutto di più compromessi, è quella lì con i Kriegs. E, sì. In particolare, sì, non mi ricordo il numero, il secondo girone è una di quelle di cui ho fatto più versioni, ed è una delle forze rare in cui non mi ricordo se avrei scelto un'altra versione, che spesso sono fortunato, diciamo, nei referendum, diciamo, sulle copertine. Ma infatti adesso voi date un'immagine, andate d'amore e d'accordo, ma quando si lavora non è sempre così. Ci saranno dei momenti un po' di tensione in cui dite no, guarda questo che mi tocca fare per colorarglielo, no, guarda come funziona? Emiliano magari non si esprime così, però qualche maledizione ce l'avrà mandata. Però dai, tutto sommato, ci confrontiamo in una chat abbastanza ironica, per cui le cose ce le diciamo ridendo, più di tanto non ci sono tensioni, o non ci sono, almeno che io abbia percepito, non ci sono mai state tensioni vere e proprie, insomma, per cui... C'è un continuo scutto, quindi questa cosa è stata un po' la chiave dall'inizio, insomma, per portare avanti tutto quanto, anche quando ci stanno dei contrasti reali, perché poi alla fine bisogna comunque concretamente arrivare a un risultato pratico, insomma, che come dici te, è anche una responsabilità vera, insomma, sul prodotto, quindi... Vabbè, ci sono anche delle scadenze piuttosto ravvicinate, voglio dire, alla fine lo stress c'è, è sempre lavoro. Sì, c'è l'aspetto lavorativo, c'è, però devo dire che è sublimato da clima quasi da cameratismo, non so, cioè, in senso positivo, insomma. E a 360 gradi ci permettiamo anche con Gianmarco, spesso ci allarghiamo molto con Paolo e lo fanno loro con noi, quindi c'è, assolutamente, devo dire, parità nei rapporti, nonostante, insomma, i ruoli siano ben definiti, ripeto, anzi forse proprio per quello, però non c'è timore né reverenziale da parte nostra né da parte loro di dirci il loro punto di vista, quindi secondo me da questo punto di vista è ottimo il clima, è uno dei motivi per cui, insomma, penso siamo contenti. Bello. Di farla questa cosa. Bello. Steppenwolf chiede una cosa interessante che io vorrei approfondire ancora di più. Lui chiede come vi siete avvicinati al personaggio di Samuel, cioè con quale spirito. Io però vi chiedo una cosa ancora più approfondita, nel senso, quando Maurizio vi ha coinvolto, come vi ha parlato del progetto di Samuel, come vi ha convinto ad entrare nella famiglia Bugs, come la chiama Fumasoli? Allora, intervengo io perché penso che temporalmente prima tu e poi Emiliano. Ecco, allora, io in qualche modo già collaboravo con Gianmarco per l'Academy, che è la scuola a cui fa capo la Bugs, e mi trovavo a Etna Comics con Maurizio. Sapevo che lui doveva fare che succede qui? Niente, ti vediamo. No. E a Etna Comics sapevo che doveva fare, era stato chiamato da Maurizio, era stato chiamato da Gianmarco per fare le copertine, e li accompagnavo così per andare a mangiare, usciti la sera con altre persone. Sento che discutevano e a un certo punto Maurizio ha detto: ma tanto io mi faccio aiutare da Valerio. Io stavo lì, ho assistito, e quindi sono stato tirato, diciamo, di non potevi rifiutare la data per fatto, no, ma perché quando Maurizio chiama si risponde presente. Poi non so com'è andata con Emiliano. Ah, io no, lo anticipavo prima. Per quanto riguarda Maurizio, insomma, segniamo entrambi alla Scuola Romana dei Fumetti. E lui è stato anche mio insegnante per pochissime, purtroppo, lezioni quando era allievo, ormai 15 anni fa,
e adesso insomma siamo colleghi, ma era tanto che pensavamo di provare a fare qualcosa insieme, ma non c'era mai stata occasione di concretizzare questa volontà perché ognuno di noi era impegnato su altri progetti insomma corposi. Quindi questa cosa delle copertine è stata l'occasione perfetta, perché essendo un lavoro comunque one shot di un'illustrazione singola, meno esteso rispetto a un fumetto ad esempio, ci ha permesso insomma di mettere finalmente in pratica questa idea che volevamo provare a tirar su. E per quanto riguarda invece Samuel, mi viene da dire solo aggiungere che io ho avuto un piccolo spoiler da Gianmarco stesso a un art festival in tempi non sospetti, non ricordo se quanti anni fa ormai mi aperto, quindi 3 anni fa mi sembra, 2 o 3 anni fa insomma, quindi quando era ancora in fase molto embrionale del tutto, mi aveva parlato di questo progetto e mi aveva insomma così anticipato che sarebbe uscita questa cosa in futuro insomma. Ho avuto questo accenno, quindi è il primo vero, diciamo, reale contatto con Samuel Stern, seppur in fase proprio embrionale, è stato quello. Poi quando ho ricostruito il tutto, insomma, si è chiuso un cerchio in qualche modo in questo senso. E tutto qui, insomma. Mariano, invece, fa una domanda sempre rivolta a tutti e due, perché entra tutti e due nella cosa. Praticamente lui vorrebbe sapere come nella copertina sia il disegno che la colorazione si inseriscono con il logo di Samuel Stern, che è molto particolare perché comunque esce fuori, abbiamo appunto sentito più di una volta Gianmarco dice che esce fuori appunto per essere visto negli scaffali, eccetera. Come voi riuscite a impostare il disegno, se poi dovete fare correzioni o altro? No, partendo dal disegno, io quando faccio i bozzetti e le proposte uso proprio dei fogli in cui con il logo stampato, così so già, diciamo, l'ingombro che avrà sia il logo che l'immagine. Poi per cui correzioni grandi da quel punto di vista non, da parte mia di Maurizio non ce ne sono. Magari l'intervento è più dal punto di vista del colore, perché il logo essendo rosso dovrà magari qualche volta avrò messo in difficoltà Emiliano insomma per staccare le figure dal logo, non so. Oddio, Emiliano diciamo che si è messo in difficoltà da solo, perché la metà delle copertine di Samuel Stern sono tutte su tinta, sul rosso, sul mattone. Questo poi appunto rientra proprio nella soggettività, nel senso, a me tono su tono mi sa bello, non lo so, mi sa elegante. Però al di là di questo, una cosa che volevo dire, che può essere interessante magari per rispondere, che più il logo, le cose che hanno, tra virgolette, creato complicazioni sono stati i titoli del numero, che se fai caso sono chiari, sono bianchi, ed è successo un paio di volte, in particolare in un numero che è quello lì con Samuel con la calotta cranica aperta, non mi ricordo il numero. Il numero 5, credo, sì. Il 5, la fine della coscienza. E qua possiamo svelare che era speculare l'immagine reale della copertina, proprio perché la fonte di luce, se vedi, andava a coincidere, cioè questo faro, diciamo l'occhio di bue che inquadra Samuel, andava a coincidere con il bianco del titolo, quindi non spiccava in nessun modo. E nel clima goliardico che ti accennavamo prima della chat, Paolo Altibrandi non si è proprio, diciamo, non ha lesinato, diciamo, a farci notare che non era proprio il massimo mettere la fonte di luce là dietro al bianco del titolo, ma noi insomma non abbiamo fatto altro che metterla là da quel momento in poi. Sarebbe una domanda per Paolo, ma quando avete cambiato la disposizione del titolo? A me pare che nelle prime bozze il titolo sotto doveva stare proprio a filo di Stern, invece adesso è stato spostato, è stato raddrizzato, cioè tutti quanti sono così, quindi questo è da chiedere a Paolo. non è per essere, diciamo, democristiano, perché proprio fa parte, diciamo, del suo range di lavoro, quindi non sappiamo la risposta. Però, ma quindi voi adesso state lavorando alla 15 di copertina, quindi già conoscete più o meno le prossime storie come andranno?
qualche piccola anticipazione? No, già mi rispondo. Ah, guarda, Gianmarco è una persona squisita, però è un 1,90. Io ho paura, insomma. Quindi se tante volte sai come sono le persone buone quando si arrabbiano, arrabbiano molto. Quindi evitiamo di farlo alterare più di tanto. Io vi ringrazio, siete stati veramente squisiti entrambi. Ci avete fatto fare questo bel viaggio all'interno delle copertine di Samuel Stern. Speriamo di rincontrarci presto in fiera, così almeno queste bianche possono essere colorate da qualcuno e disegnate da qualcun altro. Grazie mille. Grazie a te. Grazie mille. Saluto a tutti. Grazie. Buonasera. Ciao. Allora.